Spettacolando TV, siamo qui al Teatro dei Servi per il grande butto di coniugi. Abbiamo Roberto D'Alessandro, Francesca Nunzi e Felice della Corte. Manca Giorgia Guerra, che è in biglietteria. È vero? Sì, sì, lei è che si preoccupa di fare pubblicità allo spettacolo, quindi ha preso un gruppo di persone che verranno volentieri a vedere lo spettacolo, adesso sta comunicando i nomi, ma arriva a momenti. Allora, io mi sento tanto un analista e voi siete i pazienti, sembra una seduta di analisi questa. Adesso chiediamo a Francesca Nunzi qual è il suo ruolo. Io sono Patrizia e sono la moglie di Saverio, del nostro Felice, e interpreto, direi, la moglie proprio, come dire, tradizionale. Ah, la classica moglie. Sì, dai, via, la moglie. La prima moglie. La prima moglie, che io sappia. La prima moglie. L'unica moglie. L'unica, ma tante volte può essere anche la seconda. Sai? No, in questo caso è la prima, poi quello che succederà lo vedrete nel corso dello spettacolo. Ed è una moglie, voglio dire, molto precisa, diciamo così, nella sua... Una rompina. Sì, un po' rompina, è appunto la classica moglie. Pignola? Pignola, puntigliosa, un po' pedante. E questo marito com'è? È buono, talmente buono che, vabbè, non posso dire, che dico? Ma c'è qualcosa che turba, diciamo, l'atmosfera idilliaca di questi coniugi? Io la turbo, perché io con una come me non mi ci sposerei mai. Ecco, vabbè, ho capito, però vabbè, parliamo del personaggio, ma andiamo fuori tema. No, diciamo che sì, certo, avviene, ci sono delle situazioni, avviene soprattutto una cosa che, insomma... Sono i soldi che rovinano. Brava, sì, brava, ma io non so se posso dire o non posso dire. Roberto, ora vuoi parlare tu, perché... Roberto è l'altro coniuge di Giorgia Guerra, che nella scena è... No, in realtà non sono il coniuge di Giorgia Guerra, sarò l'amante di Giorgia Guerra. Ah, ancora meglio, guarda. Giorgia Guerra che, diciamo, nella commedia si fa tutti, perché ecco. Siamo pochi. È tipo Viola bacia tutti, sì. Vi ricordate? Sì, infatti. Ecco. Lei non solo li bacia, fa così. La storia è semplice, sono due coppie di coniugi che in realtà... noi in scena vediamo una coppia che sono appunto Patrizia e Saverio, e io e mia moglie Ornella, che è una enorme Ornella, ma ricordate che diceva Gabriele, che diceva Gabriele Cirilli, chi è Tatiana? È una che tanto, ecco, appunto, non c'entrava in scena, quindi non ha potuto, è enorme. È però una... è invadente sulla scena, magari c'è una voce fuori campo. No, no, non si vede, non si sente. Però... Ecco, noi, lei pure, digli che fa, che dieta fa? Fa delle diete, la dico, no, cioè lei praticamente lei digiuna 6 giorni e poi la domenica si sfonda dei bomboloni fritti, quindi insomma, ecco, fa delle diete particolari. Per dare una sferzata al fegato. Vabbè, insomma, Roberto D'Alessandro fa l'amante in questo caso. Ah, la mamma. No, la mamma no, per carità, l'amante. L'amante no, in realtà no, faccio uno che vince 16 milioni di euro e... con questi 16 milioni pensa e giustamente prova a comprarsi quello che può, compreso le donne. Esatto. E molte di queste si riescono a comprare. Il quesito dell'autore, a mio avviso, al di là dello spaccato rispetto a quello che è la società borghese francese, ma anche italiana, e di qualsiasi altro tipo di nazione. Perché l'autore è franco-algerino. È francese, vive in Francia, Eric Assus parla della borghesia francese. Sì. E si chiede, ma i soldi possono comprare... davvero tutto? E si risponde, forse sì, ma l'amore c'è qualche problema a comprarlo, ecco, questo comprano le donne, ma non comprano ma non il loro amore, no, i soldi. Francesca, com'è questa compagnia? È carina, noi abbiamo già lavorato insieme la scorsa stagione e ci siamo trovati benissimo, qui abbiamo una new entry che appunto è Giorgia Guerra, perché nella versione precedente c'era Claudia Vismara, e, però insomma si è subito, come dire, amalgamata, siamo proprio fichi. Io sono curiosa di sapere questo personaggio che interpreti cosa fa sulla scena, ma però guarda, tu sei... Ma guarda, rompe tanto, io sento proprio i commenti... Non hai detto niente, vabbè, devo vedere stasera questo spettacolo e poi... Chiede, non tollera, non vuole bugie, vuole tutto preciso, non sopporta neanche immaginare... Una bacchettona, perché è una bobra bacchettona. Ma scusa, in questo spettacolo, faccio parlare Felice della Corte, sì. Sono più protagoniste le donne o gli uomini?
assolutamente equiparati, non c'è differenza. Io credo che in sostanza il protagonista vero di questo spettacolo sia, anzi la protagonista vera di questo spettacolo è la società, insomma, voglio dire, Assus è arrivata Giorgia, è arrivata in questo caso, che è l'amante, che è l'amante di Roberto D'Alessandro. Esatto, sì, oddio, in realtà insomma è una situazione un po' complicata. Sì, vabbè, lui ti compra in realtà. Esatto, sì, sì, è bene. Lei è la mia amante e Roberto, diciamolo, e Roberto la compra in sostanza. Ecco perché tu poi alla fine... capito, no, io sospetto, quindi quando uno sospetta inizia a rompere, insomma. E l'amante cosa fa? Rompe gli equilibri? Sì, sicuramente rompe gli equilibri, ma insomma sono anche gli eventi stessi che rompono un po' gli equilibri, tutto diciamo il dinamismo, il gioco teatrale che c'è dietro questa commedia. Quindi sì, sicuramente l'amore rompe gli equilibri. Ma sei sulla scena una donna oggetto o una donna pensante? Anche? Dunque, potrebbe dare all'apparenza forse il personaggio sembrare una donna oggetto, però poi pian piano si rivelano particolari della sua vita, per cui capiamo che poi è anche una donna pensante, è anche una donna che insomma ha la sua interiorità, la sua sensibilità. Forse il fascino dello spettacolo, a mio modo di vedere, che ripeto, oggi si usa dirlo, ma è necessario dirlo in qualche maniera, che fa ridere tra altre cose, ma il fascino è proprio questo, è che disegna persone normali, non relegandoli in stereotipi fissi, diciamo così, ma proprio per questo è ancora più cattivo nei confronti dello spaccato di società che in qualche maniera affronta, attacca, infila la lama bene, una rasoiata continua. Io credo che molti si divertiranno vedendo lo spettacolo e saranno anche un po' imbarazzati, perché tanti si riconosceranno. Infatti sicuramente si riconosceranno in questa società che poi è internazionale, perché non fa parte solo della Francia, insomma, fa parte anche di tutto il mondo, insomma, il modo di pensare. Esatto, tutto il mondo è paese. Allora, lasciamoci con una parola su coniugi. Ognuno di voi deve dire qualcosa di coniugi, una sola parola. Che le corna sono la pace della famiglia. No, la volevo dire. E che vi devo dire? Che coniugi, no, è che è uno spaccato di vita, quindi insomma vi ci ritroverete, venitelo a vedere, è divertente, è carino, venite, siate precisi. Felice, vai. È uno spettacolo elegante, raffinato e ironico nella maniera giusta. Io dico sale come il sale della vita. Mi sembra giusto, adesso dopo tutti queste parole... Venite a vederlo. Che non è parente. Vedi, scherzano tra di loro, ovviamente. Venite a vederlo, Teatro dei Servi, fino al 27 novembre, coniugi, la regia di Giancarlo Fares, ricordiamolo. Uno spettacolo da vedere, anche perché è tutto da scoprire, come gli interpreti. Ciao, Spettacolando TV.